Sono Luigi, ho 70 anni e vengo da Genova. Io sono pensionato e mi diverto, la mattina metto la sveglia, vado a vedere i cantieri, a dare suggerimenti. No, scherzo, non è vero, è una cosa che odio. Penso di essere un tipo semplice, un tipo normale alla mano. Sicuramente non sono introverso. Sono estroverso perché mi piace ridere e scherzare. Buongiorno. La vita va vissuta. Ho portato il caffè. Ma questi qua, cos'è che sono? Scacchi? Sono scacchi. Mi piace giocare a scacchi. Bello. Io sono un giocatore di scacchi. Secondo me ho 5 semplice. Minuti liberi, ma se mi accomodassi qua? Sugli scacchi ho una filosofia, che è una filosofia di vita. Quando fai una mossa, in quel momento è la migliore che puoi fare. Una volta fatta non si può tornare indietro, così come nella vita. Mi chiamo Ornella, ho 68 anni, vivo da Acquiterme, in provincia di Alessandria. Prendo io la valigia. Ok. Da 30 anni a questa parte ho svolto l'attività di estetista. Il pensiero primo che mi arriva pensando a questo incontro al buio è positivo. L'accompagno. Ok. Ho il passepartout qui col cuore meraviglioso. Mi incuriosisce per come sono io, che amo le novità e amo le sorprese. Ok, andiamo. Questa è una sorpresa, potrebbe anche essere bella, no? Buon pomeriggio. Ciao, sono Luigi. Bella. Piacere. Piacere mio. Stai già bevendo qualcosa? Sì, bene. Uno spritz. Bene. Così. Tanto per... Bello fresco. Bello fresco. Bene. Infatti, bene. Infatti. E tu com'è? Da dove arrivi? Arrivo da lontano. Genova. Sì, beh, no, non arrivi da lontano. Dipende. Io arrivo da Acquiterme. Ah, però siamo così vicino. In un uomo la prima cosa che mi colpisce è il sorriso. Poi gli occhi, che siano occhi comunque che ti guardano, perché già una persona che poi guarda da altre parti è sintomatico che non è molto interessato a chi ha di fronte. Di che segno sei? Ariete. I grandi amori della mia vita sono stati tutti veramente? Ariete. Ma dai! Potrebbe anche essere che quella sera lì la persona mi piace, io gli piaccio e si scambia anche un bacio, perché no? Fino al bacio ci arrivo, eh? È già la prima sera, non c'è problema. Devi ricordarmi il tuo nome. Ornella. Ornella. Giancarlo, lo so perché tu me l'hai anche detto un'altra volta. Io ti ho detto che sono Giancarlo? Non sei Giancarlo? No. Ora, un primo appuntamento, può esserci un certo imbarazzo. No, l'hai detto prima. No. Cosa hai detto? Luigi. Luigi? Ma cosa hai detto? Dica se anche Gigi. A primo acchito potrei essere persino imbarazzata io, che non lo sono quasi mai. Però dai, dopo 5 minuti non ci può più essere imbarazzo. Cioè... Io dove abito ho un frutteto esagerato. Frutteto. Ma sì, c'ho pere, mele, albicocche, prugne, cachi. L'uomo per star con me deve essere un uomo che si racconti volentieri, non un uomo misterioso. Ma sai che col cachi io faccio il budino di cachi, è ottimo. Sì, proverò, perché adesso prendo dei cachi, quindi dovrebbe... Poi non fa la male. La pianta dovrebbe produrre. Cercaco con il cacao. Non guardo quelle cose lì. Insomma, io racconto a lui, lui racconta a me. No, però vedo che ti mantieni bene, cioè non è che lascia hai... perdere, c'è una panza che... No, io non l'ho vista, meno male. Ci deve essere comunque un feeling sia a livello di pelle che a livello mentale. E ti sei sposato nella vita? Oh, yes. Mi sono sposato una volta, sono sposato per 12 anni. Io 13, combattuto per un... E poi dopo mi sono reso conto che non funzionava come doveva funzionare. Cioè, ero stato eri un po'... giovane oppure... Ma io già mi sono sposato in età avanzata, 27 anni. Sì, per i tempi che erano, che comunque... Perché avevo deciso di smettere la vita che facevo, da tutte le sere, discoteca, bar. Volevo mettere su famiglia. Quando una donna mi conquista, mi prende, io faccio pazzie. E allora ho fatto una scommessa. Io sono un po' pazzo, no? Io non mi preparo, sono imprevedibile, mi piace giocare al momento, no? E frequentavo un locale a Genova. E allora così, una sera, all'ora dell'aperitivo, ragazzi, mi gioco una cassa di champagne, la prima che entra me la sposo. Detto fatto. Ho
fatto tante di quelle belinate. Ma ne ho fatte veramente tante. Detto fatto, perché è entrata quella giusta, perché dopo pagavo la casa di champagne. Perché, perché se non la ciofica, pagavo la casa di champagne, buco. Infatti. Ero libero, ero sciolta e quindi le ho fatte. D'altra parte, se non sbagli, non impari. Ma poi, tornando invece alle tue storie sentimentali, tu no, sei stato sposato, eccetera, poi ti sei lasciato con tua moglie. Convivevo, abbiamo fatto una figlia, che è giovanissima perché ha 23 anni. Quindi. Comunque tua figlia la vedi, sì. A parte che è successo questo quando lei aveva 5 anni, quindi ci sentivamo, l'andavo a prendere. Poi siamo persi di vista un po' per motivi miei. Ho avuto altre compagne, fidanzate, definiamole tali, perché poi non sono mai andato a conviverci insieme proprio per paura di non legare troppo le cose. No, a volte sai, i figli pagano loro gli sbagli dei genitori. È una riflessione che ho fatto, no? Ma i figli sono il frutto dei nostri errori? Io penso di no. Io faccio fatica a dimostrare i miei sentimenti. Dovrei liberarmi un po', essere un po' più libero. Ma io invece nel matrimonio ho avuto l'handicap mio, è stata la suocera che viveva con noi. Ci siamo sposati giovanissimi, io avevo 21 anni, mio marito 24. Io non ero nemmeno incinta, cioè di fatto sono sposata. Matrimonio di riparazione. Però ci sono rimasta subito, perché dopo 2 mesi... Maschietto? Maschietto, che adesso ha 46 anni. Insomma. Io mi reputo una donna forte a livello caratteriale, ma lo sono diventata, è la vita che mi ci ha fatto diventare. Io poi non ce l'ho più fatta, 13 anni di matrimonio con una suocera sempre presente in casa che praticamente pesante. Non ci ha lasciato crescere come coppia. Cioè, una coppia ci bisogna di essere. Lingua. Ma in tutto. Se mi sono separata dopo 13 anni di matrimonio e ho tollerato questa situazione in cui c'era questa suocera che comunque era una figura invadente, perché allora non ero così forte e poi perché c'era di mezzo comunque un figlio. Povera donna, no, poi alla fine, io dico così, no, perché poi alla fine lei mi voleva anche bene. Ero più palle. Mi voleva bene, però era a modo suo. Che era una situazione difficile da portare avanti, sempre appunto per la presenza di questa terza persona. Ero più sposata con lei che con mio marito, praticamente. Con il mio, io faccio tutto il contrario. Cioè mio figlio fa la sua vita, nipoti non me ne ha fatti e comunque hanno una pitbull, ecco. Giulia, io sono nonna di una pitbull perché mio figlio mi manda i video e dice guarda cosa fa tua nipote, cioè veramente, no ma sai, perché ma io amo perché? I cani, ho capito, io amo i cani, amo anche i gatti, cioè io amo gli animali, in casa mia io ho un piccolo chihuahua, io amo chihuahua. Solo le donne, cioè, ma ci sta, sei un ariete.